Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi posto un'altra delle decklist che mi sono state richieste, ossia quella del Cosmo Artifact. E che dirvi? Rispetto alla versione classica, quindi del Cosmo puro che ho realizzato precedentemente, sembra essere meno aggressiva, ma devo ammettere che sembra essere anche più stabile e mi garantisce un controllo del terreno appunto maggiore. Ora, non starò qui a spiegarvi di nuovo tutti gli effetti dei Cosmo in quanto l'ho fatto nella backlist precedente, appunto, abbastanza bene forse, e niente, farò delle piccolissime spiegazioni sulla scelta del reparto Artifact, anche se non c'è quasi nulla da dire. Tuttavia, cominciamo. Allora, 3 Cosmo Farm Girl. Però devo dire una cosa, il prezzo di questa carta è salito a... Che ne so, 60 euro, quanto cacchio è, 50, soltanto perché dei tizi in un torneo da 60-65 persone hanno toppato contro mazzi come ad esempio Barney Gabis, però con Monosir e doppio Dante, Necrozz senza Trishula e Unicorn a 1 mi sembra, ma vabbè, questa è un'altra storia, non è possibile che un pezzo di carta arrivi a una cifra simile. Sono del parere che il massimo deve essere 30 euro, ma questa è un'altra storia, quindi procediamo. 3 Goodwitch, 3 Sly Prider, che in questa versione si rivelano molto ma molto efficaci. 3 Ciccioni, 3 Yuki Yusaki, anche questa continua a salire di prezzo e penso sia una carta che necessiti di una ristampa. Poi, doppio Honest, che si è bloccato il computer, ecco, doppio Honest, che è una carta che adoro semplicemente in questo mazzo. E poi reparto Artifact, Moral Touch, il tizio rosso, e poi Monofalce e Monolancea. Per quale motivo? Per trovarmi meglio in determinate situazioni. Ad esempio, la falce contro Necrozz può essere gialla, così come la lancea contro Burning Abyss può essere gialla. In questa maniera, non so se riesco a spiegarmi, ho reso il mazzo più stabile, più equilibrato nel caso dovessimo giocare un torneino. E quindi, come vedete, ho giocato, gioco la seconda lancea e la seconda falce di Side, in modo tale da cambiare a seconda della situazione. Quindi, falce utile contro mazzi come ad esempio appunto Burning Abyss, mentre lancea contro Necrozz o addirittura in Mirror Match. Spells, poco da dire, 3 Cosmo Town, 3 Teleport, poi doppia Ignition e Monotifone. Per quale motivo? Perché a volte la terza Ignition è stata una carta morta, o in altri termini, come dico io, una carta gialla, quindi ho preferito giocarmi il terzo tifone, non trovando sempre il target nel mazzo con l'Ignition. Poi Gold Sarcophagus, una carta che, come per l'Honest, ripeto, è una carta che adoro, soprattutto se si parte con Cosmo Town, e questa è veramente ottima. Poi doppia Terraforming per le magie. Allora, molti mi hanno criticato per il motivo, il semplice motivo che ne gioco due. Io, ad essere sincero, con due copie mi sono trovato benissimo, la terza mi è sembrata un pochino gialla, con due mi sono trovato molto ma molto bene, in quanto riuscivo ad addare la Cosmo Town anche di Farm Girl, semplicemente questo. Infine, per le trappole, forse il reparto che soffre di più il lato debole della decklist, 3 Sanctum Must, 3 Fiendish proprio per cagare il cazzo all'oppo, Solemn Warning e Torrential. Saltando il side fatto a muzzo, partiamo con l'extra, Goyo Guardian, Lecrus, Michael, Fairy Dragon, che è molto molto forte, soprattutto in Mirror Match, Crimson Blader, Stardust Dragon, ovviamente per il mio canale, lol, Exciton, 101, Caster, Dweller. Poi ho inserito anche il Durendal, in quanto è molto ma molto efficace con gli artifact stessi. Poi Pleiades, Volcasauro, Cosacco Drago e Big Guy. E un'altra cosa, volevo trovare anche spazio per inserire il Gaia Dragon. Per questo breve video è tutto, scrivete qui sotto nei commenti un vostro parere, una critica positiva o negativa che sia, seppur costruttiva, e lasciate un mi piace. Ovviamente vi invito a iscrivervi, non a scrivermi, a iscrivervi al canale. O anche a scrivermi, perché no, seguirmi sulla pagina Facebook e
Cos'altro dirvi? Niente, penso. Prossimi video. Mace Spectre, forse la versione 2.0 che ho realizzato anche grazie all'aiuto di Mattek, che saluto. E niente. Lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e arrivederci al prossimo video.